Si sono svolte ieri a Gela le celebrazioni relative alla commemorazione del 73° anniversario dello sbarco alleato, il primo ingresso in Europa degli anglo-americani nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Una cerimonia alla presenza delle forze dell'ordine, dei reduci, dei combattenti e dei cittadini ha aperto la giornata al Teatro Eschilo. Dopo il saluto del sindaco Domenico Messinese, gli interventi dell'assessore Francesco Salinitro e del tenente dei carabinieri Francesco Ferrante, una ricostruzione dei fatti del 1943 è stata curata dallo storico Nuccio Mulè. Gela non solo non dimentica, ma rende onore ai chi ha combattuto in modo valoroso per difendere la nostra città. Purtroppo molte volte la politica cerca di offuscare quelle che sono invece azioni valorose e coraggiose perché si spende fino al massimo sacrificio per difendere la propria patria. Quest'anno abbiamo voluto noi non enfatizzare uno sbarco alleato che di fatto in un certo senso è stato più mitizzato, ma vorrei entrare nella realtà di quello che è stata invece la battaglia di Gela. È una battaglia sicuramente epica, che è paragonabile benissimo allo sbarco di Normandia e ciò che è avvenuto in quei luoghi, che sono più osannate e più raccontate di quando invece non sia avvenuto qui da noi, dove tutto è stato posto e messo nel dimenticatoio. In realtà la battaglia è stata cruenta, ma combattuta con valore e con eroismo, l'eroismo mai cercato, ma sicuramente gli atti che si sono succeduti hanno questo significato. E noi vogliamo lavorare in questa direzione per costruire un luogo della memoria, un museo dello sbarco, appunto. Questa cerimonia di oggi rappresenta una situazione positiva per ricordare i fanti della divisione Livorno, i quali con il sacrificio della loro vita hanno contribuito a dare merito e onore all'esercito italiano, sfatando questa diceria che gli italiani fuggirono quando gli americani sbarcarono. Non è vero completamente. A Gela, con la battaglia di Gela e con due contrapposizioni delle forze dell'asse italiane e tedesche, si è riuscito per un determinato momento quasi a ricacciare gli americani di nuovo sulle loro navi. Al termine dell'iniziativa, una corona d'alloro per onorare tutti i caduti è stata deposta sulla lapide commemorativa della divisione Livorno.